Pillole per nabbi. Pillola numero 1. Il termine nabbi è utilizzato pure a scopo esplicativo. Eventuali nabbi reali sono pregati di non offendersi, nel qual caso ammetterebbero implicitamente di appartenere alla sopracitata categoria di videogiocatori. Sapevate che le mod possono essere potenziate? Andiamo a vedere questa mod e osserviamo la parte bassa. Potete notare una fila di pallini tutti grigi. Questi pallini indicano il livello attuale della mod e il suo livello massimo possibile. Questa mod ha tutti i pallini grigi, il che significa che è unranked, ovvero una sorta di rank 0. Tutte le mod che otterremo dai nemici saranno inizialmente rank 0, quindi unranked, e potranno essere potenziate. Questa mod ad esempio ha un pallino illuminato, il che sta a significare che è rank 1 su 5. Ovviamente aumentare di rank le nostre mod significherà aumentare il bonus che queste mod saranno in grado di conferire ai nostri equipaggiamenti. Questa mod ad esempio ha 5 pallini accesi su 5, il che significa che è al suo rank massimo e viene definita in gergo mod maxata. Abbiamo poi mod come ad esempio questa qui che arriva fino ad un massimo di 10 rank. Le mod ovviamente per essere maxate richiederanno un investimento di risorse e di crediti, quindi per ogni livello che riusciremo a fargli guadagnare dovremo spendere qualcosina. Ovviamente le mod che avranno più pallini, quindi più rank totali, ci verranno a costare complessivamente di più rispetto a mod che ad esempio come questa ne hanno solo 5. Inoltre per ogni livello la mod avrà un costo un po' particolare in base alla sua tipologia. Come possiamo vedere abbiamo mod rosse che sono le più comuni e le meno costose da maxare, poi quelle blu che sono quelle un po' più costose, quelle dorate che tendono già a costare parecchio e poi le mod primed che sono quelle in assoluto più costose da maxare di tutto il gioco. Per potenziare le nostre mod dovremo recarci presso questo terminale, che è appunto il terminale adibito alla gestione delle nostre mod. Dovremo selezionare la mod che vorremmo potenziare e successivamente cliccare in alto a sinistra sul comando fusione. Da questo momento in poi ogni mod che selezioneremo verrà fusa, quindi consumata o meglio convertita in esperienza per la nostra mod scelta all'inizio. Ogni mod scelta per la fusione contribuirà a riempire questa barra e a far salire di rank la nostra mod. Come potete vedere la mod è salita di un rank e si è illuminato un pallino. In alto a sinistra possiamo anche notare come sia aumentato il suo effetto da 5 a 10%. Ogni rank e ogni mod che inseriremo in questo processo di fusione andrà anche ad aumentare il costo in crediti della fusione stessa. Quindi per poter ultimare poi la procedura di fusione dovremo pagare e sborsare un po' di crediti. Il modo migliore in realtà per potenziare una mod è quello di fare uso dei Fusion Core. I Fusion Core sono mod particolari create appositamente per potenziare altre mod e ne abbiamo di tre tipologie. Quelli rossi che sono i più comuni garantiscono un quantitativo minimo di esperienza, quelli blu che sono quelli intermedi garantiscono appunto un quantitativo medio di esperienza e quelli dorati sono i più rari e garantiscono il quantitativo massimo di esperienza. Come potete vedere in questo caso abbiamo raggiunto il rank 3 su 5 di questa mod, abbiamo raggiunto un bonus del 20%, quindi abbiamo praticamente quadruplicato il bonus iniziale e pagando questi 6600 crediti e confermando il pagamento avremo potenziato di fatto la nostra mod. Se questo video ti è piaciuto ti ricordo di mettere un bel mi piace e di iscriverti al canale. Cercando inoltre DeathRPG su Facebook troverai la mia pagina dedicata al canale e da Warframe dove troverai sempre notizie interessanti. Ti saluto e ti aspetto al prossimo video.